Ciao ragazzi, siamo sempre in compagnia di Alcatel, questo è l'Idol Mini. L'Idol Mini presenta un design davvero eccezionale, solo 96 grammi di peso, infatti sembra quasi di non stare a portare un telefono. 127,1 sono la di lunghezza, i millimetri 62 di larghezza e soli 7,9 mm di spessore. Abbiamo la possibilità di inserire due SIM, questi infatti nel lato destro abbiamo lo slot per le due SIM, nel lato superiore abbiamo il jack da 3,5, il tasto accensione e spegnimento, nel lato sinistro il bilanciere del volume, in fondo abbiamo l'ingresso micro USB. Abbiamo poi posteriormente lo speaker e abbiamo invece superiormente la fotocamera da 5 megapixel con il flash LED che permette di registrare video in HD. Davanti invece abbiamo uno schermo da 4.3 pollici FWGA, 480x850 pixel, IPS, 16 milioni di colori. Poi abbiamo anche il LED di notifica, la fotocamera frontale e i vari classici sensori. E poi i tasti indietro, home e il tasto strumenti, opzioni praticamente. Il software è Android Jelly Bean, il processore è un dual core da 1.3 GHz. Poi la memoria interna a seconda del modello è da 8 o da 4 GB, questo è il modello dual SIM quindi è da 8 GB con 512 MB di RAM. Andrei allora a questo punto a vedere un pochino le impostazioni, vediamo se lo troviamo, aspetta forse le troviamo, no ok, questo è stato, questo punto è stato, ok eccoci, le troviamo forse qui. No, queste sono le impostazioni rapide e infatti qui nel frattempo possiamo vedere anche le impostazioni rapide che sono appunto Airplane, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, Data Connection, Brightness, Timeout, Auto Rotation, Extreme Mode, quelle classiche di Alcatel che troviamo in tutta la serie nuova degli Idol, e andando qui andiamo in impostazioni e in Settings direi allora di andare in Storage e qui possiamo vedere come troviamo 3.58 GB degli 8 che sono disponibili e degli 8 dei 4 a seconda del modello, ricordiamo sempre, e il phone possiamo vedere il firmware version che è il 4.2.2. Direi di fare allora l'ultima prova semplicemente andando sul nostro sito, visto che questa comunque è una preview, non ci dilunghiamo troppo visto che siamo in tanti. Allora, Android Blog. Stasera molto molto reattiva, è davvero facile da utilizzare visto che il telefono ha un peso esiguo e ci permette di utilizzare al meglio la tastiera. Ecco che stiamo aprendo Android Blog, direi ottima la rapidità con la quale si è aperto il sito, e anche buono il fatto che già possiamo fare uno scrolling e fare uno zoom in e uno zoom out, sicuramente meno reattivo dell'Idol X che abbiamo parlato prima, ma naturalmente questo è, diciamo, una sorta di base di gamma, se così possiamo chiamarlo, visto che comunque ci serve un telefono davvero dalle ottime qualità, perlomeno a primo acchitto. Direi allora che per questo One Touch Idol Mini è tutto, vi lasciamo anche con la schermata della home per apprezzare quanto è carino questo schermo nonostante si parli di un telefono comunque di entry level, e direi che per ora è tutto qui da Alcatel, grazie.